questi occhi vi inganneranno, vi conforteranno, vi induceranno di sapere la verità, vi stupiranno, questi occhi vi scioccheranno. Questi non sono occhi normali, come quelli che abbiamo noi. Dietro questi occhi di ghiaccio si nasconde soltanto l'assenza di luce, l'oscurità. Questi sono gli occhi di uno psicopatico. I miei primissimi ricordi. Mi ricordo un ospedale, dei dottori e delle visite mediche. Ero distrutta. I medici stavano cercando di farmi guarire e i miei genitori stavano cercando di spiegarsi che cosa ci fosse di sbagliato in me. Ho sentito i medici ammettere che non potevano curarmi. Dicevano che non sarei mai diventata una persona normale e che non avrei mai vissuto una vita normale. Man mano che crescevo, ho imparato a capire cosa ci fosse di sbagliato in me. Vedevo gli altri bambini essere felici, tristi o arrabbiati. Ma io non ho mai provato queste emozioni. Mi sentivo totalmente vuota ed incompleta. Mio padre cercava disperatamente di aiutarmi, ma mia madre non era per nulla come mio padre. Non era per niente preoccupata. Diceva di essere esattamente come me quando era bambina. Diceva che un giorno avrei incontrato qualcuno di speciale. Diceva che avrei incontrato qualcuno che mi avrebbe fatto sentire completa. Mio padre non voleva sentire le sue parole. Voleva una bambina normale, più di ogni altra cosa al mondo. Ha provato di tutto pur di farmi felice. Ma niente funzionò. Non mi sono mai sentita felice, ma ho provato pietà. Ho provato pietà per questo triste uomo. Non volevo più che si preoccupasse per me. Quindi ho iniziato a comportarmi come gli altri bambini. Ho finto di essere normale e lui era felice. E così diventammo una famiglia normale. Ma credo che lui sapesse, nel profondo del suo cuore, che stavo solo fingendo. A scuola i miei compagni mi trattavano male. Mi bullizzavano perché per loro ero strana. Non era giusto. Ho capito che se volevo essere trattata bene, avrei dovuto comportarmi come gli altri. Ho iniziato a fingere di essere normale. E così i bulli smisero. Ho capito che ogni cosa sarebbe stata facile se mi fossi sforzata di comportarmi così. Ma ho finto di essere normale gran parte della giornata. Ogni giorno. Ho finto di essere amichevole con gli altri, di avere qualche passatempo, e ho finto di importarmene quando accadeva qualcosa di brutto. Ma era tutta una farsa. Non provavo nulla. L'unica cosa che provavo
era il vuoto assoluto. Man mano che crescevo, sempre di più, diventavo sempre più amareggiata dalla mia situazione. Volevo trascorrere la mia vita come le altre persone. Volevo provare gioia. Volevo provare tristezza. Ho provato a fare qualsiasi cosa che poteva farmi provare qualcosa. I sensi di colpa, la vergogna, i rimorsi. Volevo sentire qualcosa. Qualsiasi cosa. Ma non successe nulla. Non importa cosa facessi o quanto estrema fossi, non riuscivo a sentire nulla. Le parole di mia madre furono sempre le stesse. Un giorno incontrerai qualcuno di speciale. Un giorno qualcuno ti farà sentire completo. Continuavo a ripensare a quelle parole tutto il tempo. Era l'unica cosa per cui aspettare. Era il mio unico motivo per vivere. Incontrare la persona che può salvarmi, guarirmi, completarmi. Poi, un giorno, l'ho trovato. Non devo perderlo. Devo proteggerlo. Deve essere mio. Devo fare in modo che nessuno me lo porti via. Ho bisogno di lui. Lui è tutto ciò che ho. Lui vale ogni singolo sacrificio. Nient'altro ha importanza. Nessun altro ha importanza. Lui sarà solo mio. Non è scelto.